Allora, possiamo riprendere l'esercizio che abbiamo iniziato martedì, dal punto in cui l'avevamo lasciato, tanto per cominciare a approfondire un po', o intratichirci un po' di più sull'uso di questi costrutti per i diagrammi di processo. Questo esempio abbiamo usato solamente pochi costrutti base, quindi abbiamo un processo che abbiamo chiamato, diciamo così, nel linguaggio dell'UML, il processo prende il nome di activity, questo è un diagramma di attività, che abbiamo chiamato dati anagrafici della famiglia, e tanto per rinfrescarsi la memoria, questo è il nodo di partenza, questo è il nodo di arrivo, queste sono azioni, quindi activity o attività e l'intero processo, ogni singolo blocco lo chiamiamo azione, e queste azioni sono collegate in modo sequenziale, quindi questa azione non può essere svolta fin tanto che quella precedente non è completata. Ogni azione ha sempre un soggetto che rappresenta chi è responsabile tra i vari utenti del sistema, chi è responsabile di condurre quell'azione, tranne quelle azioni che come soggetto hanno il sistema informativo, che quindi non richiedono nessun intervento da parte di nessun utente, quindi l'azione del sistema informativo può svolgere in completa autonomia. Ricordiamoci, siamo detti che però anche le azioni compiute da un utente in realtà si intendono sempre l'utente insieme al sistema informativo, con il supporto del sistema informativo, attraverso il sistema informativo, perché di quello stiamo parlando, no? Quindi è sottinteso. Poi abbiamo usato i blocchi di scelta e di ricongiunzione, semplicemente per creare la parte opzionale all'interno del processo. Il blocco di scelta ha sempre su tutti i rami di uscita delle espressioni guardia, quindi delle espressioni che possono essere valutate come vere o false, e una sola, esattamente una, deve essere vera tra tutte le espressioni uscenti. E abbiamo detto che queste espressioni devono essere calcolabili con informazioni che sono già in possesso del sistema informativo nel momento in cui il processo, ossia il token che ci immaginiamo scorre nel processo, arriva all'ingresso di questo blocco di scelta. Quindi chiediamoci, al momento del blocco di scelta, io so se i dati presenti nel sistema sono corretti oppure no? Sì, perché la famiglia me l'ha appena detto nell'azione precedente. Questa è un'informazione che dentro il processo ho, perché ho appena acquisito. Quindi questi blocchi di scelta potranno lavorare o su informazioni, come in questo caso, che hanno appena acquisito dall'utente, nell'azione precedente o nell'azione, diciamo, recente, ma in questa singola esecuzione del processo, oppure usando dei dati che sono presenti nel modello concettuale. Quindi che magari non sono stati inseriti all'utente, però ci fosse qua una scelta che dice hai più di 3 figli oppure no, questa è un'informazione che non inserisce l'utente in quel momento, perché il sistema lo sa già, in quanto fa parte del nostro diagramma delle classi, no? Perché abbiamo una relazione tra la famiglia che si è appena registrata, prima o poi riesco a inquadrare la parte giusta, la famiglia appena registrata e il numero e i figli di cui è composta, quindi il sistema è in grado di determinare quanti figli ha questa famiglia e quindi di calcolare quell'espressione. Quindi il blocco di scelta deve sempre lavorare o su dati che sono presenti nel modello concettuale, e se quando facciamo un blocco di scelta ci accorgiamo che quel dato non c'è, lo andiamo ad aggiungere, perché vuol dire che magari c'era un aspetto del sistema che si era sfuggito in fase di modellazione concettuale, oppure su informazioni che sono state acquisite durante la specifica esecuzione del processo. Poi sulla chiusura della lezione di martedì ci eravamo detti, guarda che l'azione di correzione dei dati anagrafici è un'azione che magari è un po' articolata, perché devi verificare se devi aggiungere un nuovo figlio oppure modificare i dati di quello esistente, eccetera eccetera. Farla tutta qua si complica il disegno, si complica il diagramma. Allora possiamo usare un simbolo che è l'azione complessa, quindi è sempre un'azione ma si chiama complessa, perché al suo interno in realtà è semplicemente un richiamo per un altro diagramma nel quale descriveremo lo svolgimento di quest'altra azione. Quindi come quando definiamo una procedura, definiamo una funzione a parte,
ne facciamo svolgimento e viene richiamata tale quale qui. È come se facessi un copia e incolla dell'altro diagramma a questo, ma per ragione di ordine, di semplicità di comprensione, preferiamo farlo fare. Ma prima di entrare nell'attività complessa, io voglio farmi ancora una domanda. Abbiamo detto che in questi processi sono delle rappresentazioni grafiche che noi, diciamo, interpretiamo immaginandoci un token, no? Un segnalino, una procedura, un segnaposto, un'informazione che viaggia lungo il processo secondo le regole. Va bene. La domanda che dobbiamo sempre farci è: in che cosa consiste questo token? Perché ogni processo avrà il suo. Ogni processo elabora una specifica parte di informazione. Cioè, questo processo viene eseguito ogni volta che una nuova famiglia si registra al sistema. Quindi il token rappresenta una nuova famiglia. Se nel sistema si registrano 1000 famiglie, questo processo verrà eseguito 1000 volte e ognuna delle 1000 volte avrà un token diverso perché rappresenta una di ciascuna diversa delle 1000 famiglie. Se in questo sistema sono registrati 5000 bambini, questo processo viene comunque eseguito 1000 volte, perché viene eseguito una volta per famiglia, non una volta per bambini, non una volta per medico, non una volta per vaccino, non una volta per ogni vaccino che viene applicato ad ogni bambino. Viene eseguito una volta per ogni famiglia. Quindi il token, nel momento in cui nasce, qui diciamo, sembra un po' un momento magico, no? Viene creato il token. Cosa vuol dire viene creato il token? Vuol dire che una nuova famiglia è stata inserita nel sistema, in questo caso perché si è registrata, che si deve registrarsi. Allora questo viene, crea un token nuovo, il quale farà il suo giro fino alla fine. Questo vuol dire che, tra l'altro, una famiglia questo processo lo farà una volta sola, se stiamo parlando di nuova famiglia. La seconda volta non sei più nuovo e quindi non fai più questo. Quindi, la domanda, qual è la natura del token di questo processo? Cioè, quali sono le informazioni che questo processo sta portando avanti? In qualche modo si riconduce, o è facile rispondere, più facile rispondere se ci facciamo la domanda ogni quante volte, oppure quante volte viene eseguito questo processo. Per ogni, puntini puntini, e lì già ci rispondiamo su qual è l'informazione che viene elaborata. Quindi questo, non c'è una notazione standard per rappresentare questo, noi lo facciamo inserendo una nota, cioè l'iconcina per inserire le note che sono semplicemente dei commenti, in cui ci ricordiamo che il token è una nuova famiglia che si registra al sistema. Quindi diventa facile capire quante volte viene eseguito questo processo. Una per ogni nuova famiglia che si registra al sistema. E quali informazioni si porta dietro il token? Le informazioni sulla famiglia. E tutto ciò che attraverso, partendo dal nodo, dal concetto famiglia, si può raggiungere attraverso le relazioni del modello concettuale. Quindi immaginatevi che il nostro token si porta dietro, richiuso in una scatolina, l'informazione di una specifica famiglia. E quindi, se noi abbiamo 10 famiglie diverse che si registrano, ognuna avrà il suo token, sarà un punto diverso nel processo di registrazione, alcune già iniziato, altre già finito, altre sono a metà. Ma ogni token ovviamente si ricorda qual è la famiglia che lui sta gestendo, che sta portando avanti. Okay? Questo ci aiuterà anche a rispondere all'altra domanda: ma quando abbiamo due parti di un sistema informativo, vanno modellate nello stesso processo o in processi diversi? Che è la domanda forse più importante, no? Come organizzo la modellazione in senso completo? Senso ampio, dall'alto. Se noi abbiamo chiarezza su qual è il token di ciascun processo, capiamo già subito che un processo che viene eseguito 1000 volte, un processo che viene eseguito 5000 volte, non potranno essere lo stesso, sono necessariamente diversi, i token hanno una natura diversa, una numerosità diversa. Quindi questo, diciamo così, trucco della numerosità ci aiuta anche a capire
la qualità, no, del processo, dell'informazione elaborata nel processo. Ecco, questo però mi fa sorgere un dubbio relativo a questa parte del processo, questa che sto evidenziando. Se questo è il token, una nuova famiglia, e questo è il processo, vuol dire che poi possiamo decidere che ci piace oppure no, eh? Però cerchiamo solo di capire che cosa abbiamo disegnato. Vuol dire che la famiglia ha una occasione sola per correggere i dati anagrafici. E basta. Cioè, appena registrato, ma non appena nel senso di un secondo dopo, ma come prima operazione dopo la registrazione, può leggere i dati e dire se sono corretti. Nel caso in cui siano errati, può passare a correggerli, e poi come fa a correggerli lo vediamo. Ma se un secondo momento, dopodomani, mi accorgo che, oh mannaggia, c'è un dato errato, uno, non posso più tornare indietro, perché sono già arrivato al fondo di questo processo, il token è morto. Tu puoi dire sì, ma poi magari qua dentro ci facciamo un ciclo, va bene, facciamo un ciclo, cioè alla fine di quel ciclo ci sarà scritto adesso sono giusti? Sì. E quindi se sono giusti esco e muore il token. E allora come faccio a ritornare a dire che i dati non sono giusti? Ecco, l'unica strada che ho qua è passare da recupero dei dati e dalla registrazione al sistema. Però io sono già registrato, non posso registrarmi una seconda volta, sarei una famiglia diversa, sarà vietato registrarsi una seconda volta. Ok, allora se volessimo, che abbiamo due scelte, stanno, il testo non ci dice nulla, quindi vediamo come la interpretiamo. Se ci va bene così, va bene così. Cioè, leggiamo il testo dicendo la famiglia si registra e al momento della registrazione, questo non c'era, questa frasetta qua non c'era, la specificazione non c'era nel testo, al momento della registrazione ha l'opportunità di correggere i dati anagrafici. Più tardi no. Sì, va bene, va bene così. Poi non chiedetemi cosa succede quando nasce un figlio nuovo, ma faremo un processo a parte, adesso un figlio nuovo, perché è una correzione dei dati che però non implica il reset, la registrazione della famiglia da capo, no? Quindi è un caso che magari in qualche modo va gestito. Però facciamo finta di no e diciamo che l'unica opportunità che ha una famiglia per correggere i dati è immediatamente dopo la registrazione. Allora va bene questo processo. Se invece non ci piace, abbiamo due possibilità. Cioè, non ci piace vuol dire che io voglio, ho deciso, che la famiglia deve poter fare questo percorso, leggere i dati, dire che non sono corretti e quindi correggerli, anche in un secondo momento, anche più volte nel futuro. Ho detto due, invece sono tre le soluzioni possibili. Le soluzioni possibili sono tre, quelle almeno, quelle più semplici che mi vengono in mente. La prima soluzione che mi viene in mente è quella di dire non faccio mai morire questo processo. Cioè, dopo che il token è arrivato qua, ho finito di correggere, ho qua dentro detto che i dati sono giusti, non uccido il token ma lo tengo vivo. Come? Rimandandolo qui. Quindi facciamo una variante di questo dati nei grafici famiglia. Purtroppo non c'è un... ah, c'è un clona, non funziona, ma che bravo. Dati nei grafici famiglia, variante. Dai. Scusate, tasto destro, clona, variante 1. Variante 1, abbiamo detto, non vogliamo che il token muoia. Allora non lo mandiamo al nodo che lo distrugge. Bensì lo ricicliamo e lo facciamo ripartire da sopra. Non da qua, perché ovviamente i dati del sistema informativo, dall'anagrafe, li ha recuperati una volta sola.
ma da qua. Allora, ovviamente per entrare qua vuol dire che devo intercettare questa freccia, mettergli un blocco di fusione in mezzo, di merge, alzo un po' qui, metto questo qua in mezzo e mi incasino con le frecce. Allora, seleziona questa, prendi qui, lo sposti lì, da qui vado qui e da sotto esco e torno indietro. E questo nodo terminale, poverino, triste lui, non viene mai raggiunto. Voi mi dite, ma che cattivo che sei, hai condannato sta famiglia a vita a correggere dati anagrafici. Non ha via di scampo, non ha via di uscita. No. Ricordiamoci cosa vuol dire quando il token arriva in un'azione. Vuol dire che quell'azione è abilitata. L'utente può farla. Non sto dicendo che deve farla. Quindi dopo che l'utente si è registrato, ha controllato i dati, ha visto che sono corretti oppure errati, non lo so, se sono errati li corregge, poi il processo torna su, il token si rimette qua, in ingresso, e quindi se e quando l'utente vorrà, l'utente famiglia vorrà, che è soggetto di questa azione successiva famiglia, se e quando l'utente famiglia vorrà, potrà nuovamente tornare, consultare i dati presenti e dire se sono corretti. Se invece non vorrà, sarà, non è la famiglia che è costretta a rifare per sempre, ma è il token che, poverino, invecchierà, fermo in attesa all'ingresso di quell'azione. Passano 2 anni, 3, 5, 10, il token è sempre lì. Ma fa lo stesso, non è che mangia o beve il token, non costa soldi tenerlo vivo. Ok? Questa è una possibilità. Cosa ci dice però? Che il nostro ragionamento di prima non è che sia proprio sano. Nel senso che noi avevamo detto, beh, la famiglia, cioè questo processo viene eseguito ogni volta che si registra una famiglia e poi devo fare un trucco per far sì che una parte del processo venga eseguita più volte. No? Più volte. Rispetto al numero che abbiamo detto là sopra quando abbiamo riflettuto sul token. Allora, questo forse mi fischia all'orecchio, vuol dire che la parte sotto del processo magari sarebbe meglio che venisse gestita da un token diverso in un processo diverso. Allora, cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che questo processo si potrebbe, seconda soluzione possibile, variante 2, si potrebbe decomporre in 2 processi, che hanno token diversi. Allora, ritorno al mio modello di partenza, ne faccio un altro clone, e lo chiamo variante 2, dove questa parte qui la tolgo e tengo solamente la registrazione della famiglia. Quindi questo, vieni su, questo non lo chiamo, in realtà non lo dovrei neanche più chiamare dati anagrafici famiglia variante 2, ma registrazione famiglia. Dati anagrafici famiglia in realtà sarebbe la registrazione variante, mettiamoci anche la A perché serve, 2. E questo si appaia a un altro processo che dobbiamo fare in cui c'è solamente invece la parte di correzione dei dati. E quindi dovremo creare un altro processo sempre nella variante 2. Quindi facciamo un nuovo diagramma e chiamiamolo, aspetta, mi copio questo qui, diagramma, nuovo diagramma delle attività.
lo chiamo dati anagrafici famiglia, tra parentesi, correzione, sei bravo, correzione dei dati, sottinteso, variante 2. Allora, in questa parte cosa faccio? Vado a prendere questo pezzo di processo e lo copio qua. E poi gli metto chiaramente il suo nodo iniziale, il suo nodo finale. E a questo punto dirò che questo processo ha un token diverso, perché non è eseguito una volta per ogni nuova famiglia, ma il token è una richiesta di correzione dati, di verifica correzione dati, da parte di una famiglia già registrata. Allora, visto che ha un token diverso, questo processo può essere istanziato, lanciato, eseguito un numero di volte diverso, cioè ogni volta che della fattura, giro di parola, non è per evitarlo, viene eseguito tante volte quante sono, ecco, forse meglio così, le richieste di verifica o correzione da parte delle famiglie, che possono essere una, possono essere più di una. Tendenzialmente dovrebbe essere almeno una, però è un processo indipendente. C'è ancora un piccolo dettaglio che poi non sappiamo risolvere ancora adesso, dovremmo aspettare la fine della giornata: garantire che questo non possa essere eseguito prima dell'altro. Cioè, adesso siamo riusciti a disaccoppiarli, a renderli eseguibili in un modo, un numero di volte diverso, ma non abbiamo, ci manca questa freccia che dice che il controllo dei dati può avvenire solo dopo l'inserimento. Qui era facile, perché c'è una freccia tra due azioni dello stesso processo. Adesso vorremmo mettere una freccia tra due azioni di due processi diversi. Cioè, tu questa non la puoi fare prima di aver fatto l'altra. Ecco. Adesso alle 16:40 non lo sappiamo ancora fare, ok? Ma ci arriviamo, ci servono i costruttivi. Quindi questa sarebbe la soluzione 2. Riconoscere che parti diverse di questo processo vengono eseguite un numero di volte diverso, e quindi in condizioni diverse vengono eseguite. Voglio che possano essere eseguite, perché io sto specificando cosa vuole fare il sistema. È una mia scelta far sì che sia eseguito. E quindi lo separo in due processi diversi. Poi mi preoccuperò di sincronizzare tra di loro sui processi se necessario. Dicevo, la terza soluzione possibile, torniamo qua alla prima, è quella di rendere opzionale questo blocco. Cioè, io tengo sempre questo processo, però all'inizio mi chiedo, sta famiglia è già registrata? Sì, e allora non faccio più queste cose. Se invece non è ancora registrata, glielo faccio fare, gli faccio fare la registrazione e il recupero dei dati. Quindi anziché rendere ripetibile il blocco di sotto, rendo opzionale il blocco di sopra. E ovviamente questo processo lo potrò eseguire più volte, e la prima volta ovviamente sarò obbligato a fare la registrazione, le volte successive potrò andare avanti. Allora, per far questo, chiamiamo la variante 3, io devo intercettare il flusso di controllo, quindi il token, prima che lui arrivi qua. Quindi gli dovrò mettere un blocco di scelta in cui si chiede se la famiglia è già registrata oppure non è ancora registrata. Una cosa di questo genere. Non registrata. Oppure già registrata, se è già registrata lo mando qua sotto. Quindi un altro blocco di merge qua.
in cui se se invece è già registrata, bypassa questi due blocchi, al di là della spaziatura che è brutta da vedere, va direttamente al controllo dei dati. Quindi se la famiglia rientra una seconda volta nel token, sarà già registrata e andrà sotto. Adesso un ultimo dettaglio, attenzione che noi abbiamo un rombo in cui lui deve capire se la famiglia è già registrata o no. Può farlo? Beh, se una famiglia è già registrata o no, me ne accorgo dal fatto che ci sia già, è già stata creata, oppure meno, l'istanza all'interno di questa classe. Il problema è quale famiglia? Cioè io non posso aprire un sito e chiedergli, è già registrata la famiglia? Quale? Devo dirgli quale? Allora gli metterò un identificatore, un nome, un cognome, l'utente dovrà prima inserire qualche dato, dopodiché il sistema dice guarda che tu non sei ancora registrato, quindi fatti la trafila, oppure sei già registrato, quindi ti faccio subito entrare per la funzione possibile. E quindi richiede prima, ma questa ricade nella regola generale, che se io ho un blocco di scelta, l'informazione su cui lavoro il blocco di scelta devo averla acquisita da qualche parte, e quindi visto che può esistere il caso che la famiglia non sia ancora registrata, vuol dire che quell'informazione potrei non averla ancora, allora gliela devo chiedere. Quindi qua dovrò chiedere all'utente di identificarsi. Sono io chi? Non ti conosco, vai a registrarti, oppure ti riconosco e quindi vai al controllo dei dati, si identifica. Allora il token ovviamente anche qua dobbiamo modificarlo, non vale più quello che è scritto, è una famiglia che si collega al sistema, eventualmente registrandosi, se è la prima volta. Allora, l'effetto netto di queste tre soluzioni è lo stesso. Questa l'ho fatta per ultima perché è quella che vedo più frequentemente nei compiti. Forse è quella che mi piace di meno. Ma non perché sono cattivo di mio. Ma perché se progettiamo un sistema ragionando in questo modo, allora mi verrebbe questo blocco qua, se è registrato o no, ti metterò sempre davanti a qualunque azione che deve fare l'utente. E non mi passa più, detto in italiano. Allora è meglio tenere questa azione preliminare una volta per tutte isolata, ma fammi dire quasi sottinteso, se non fosse che il sistema informativo deve fare qualcosa, il fatto che ci sia un processo in cui l'utente si registra è ovvio, dai, se abbiamo tempo lo mettiamo, ma se no sicuro non è quello il punto chiave. Qui è importante perché ti dice quando i dati vengono recuperati. Però a questo punto questa è a parte e quindi possiamo in tutti gli altri processi dare per scontato che la famiglia sia già registrata e andiamo avanti togliendoci questa
incubo di dover verificare se hai già registrato sì, no, allora registrati e fate la registrazione in 27 processi diversi perché ogni volta che c'è bisogno. Perché poi quando ci sarà la famiglia che inserisce il vaccino, dobbiamo fare, anche lì la famiglia è già registrata. Allora se scelgo questa soluzione in cui da una parte c'è la registrazione e dall'altra ci sono tutte le azioni che la famiglia può fare, sono pulito. Altrimenti dovrei ogni volta aggiungere questa manfrina all'inizio. Quindi questa è quella che mi piace di meno, quella che mi piace di più si è capito, è quella con i processi separati. Questa, se vogliamo, un po' intermedia, no? È un vorrei fare più processi, ma non sono sicuro di farli bene, allora lo ripeto così, no? Ma va bene, è accettabile. Tecnicamente sono tutte e tre giuste, perché fanno la stessa cosa, stanno specificando lo stesso sistema che si comporta nello stesso modo. Sono descritte con stili diversi. Questo è uno dei motivi per cui io odio sempre darvi le soluzioni degli esercizi. Perché se io vi sbatto una di queste tre davanti, senza il ragionamento fatto insieme, non è che uno può ricostruire il ragionamento perché è meglio uno, perché è meglio l'altro, vedo la soluzione, boh, allora vuol dire che devo fare così. No. Devo fare ragionando, trovando una delle soluzioni possibili. Io ho detto sono tre che mi vengono in mente. Non escludo che ce ne sia una quarta, una quinta. Ok. Qui tutto il discorso l'abbiamo fatto per fare i pignoli sulla ripetibilità dell'azione di correggere dati anagrafici qualora sia da fare. Adesso possiamo entrare nel merito, no? Allora, cosa vuol dire correggere questi dati anagrafici? Tra l'altro, noi adesso abbiamo vari diagrammi in cui c'è sempre questa azione correggi dati anagrafici perché abbiamo fatto il copia e incolla, no? dei diagrammi. Per noi questi diagrammi sono in alternativa, o uno, o l'altro, o l'altro, o l'altro, abbiamo quattro versioni possibili. Ma se non fossero in alternativa, qui esistessero tutti dentro il sistema, il vantaggio in più di aver fatto un'azione complessa è che quando adesso io vado a definire l'azione complessa, questa viene automaticamente definita in tutti i diagrammi. Quindi, se ho una parte di processo, adesso qui abbiamo deciso di fare un'azione complessa per ragioni di ordine, di complessità del disegno. Ma l'altra ragione, altrettanto forte, o forse più forte ancora, è il fatto che ci siano parti del sistema informativo che hanno lo stesso comportamento. Allora, anziché fare effettivamente copia e incolla dei blocchi e avere due parti descritte in modo uguale, è meglio mettere fattore comune la parte uguale e richiamarla più volte con un'attività complessa. Ma come si fa a questo punto a definire come è fatta un'attività complessa? Doppio clic. Andate su questa attività, fate doppio clic e lui vi dice, vuoi creare un diagramma delle attività correlato a questo? Funziona solo ovviamente se l'attività è complessa, no? Se dico di sì, mi crea un diagramma di attività nuovo che si chiama esattamente correggi dati anagrafici, cioè con il nome della attività complessa che avevamo nel diagramma precedente. Dopo che l'ho creato per la prima volta, se faccio il doppio clic una seconda volta, mi porta già subito a questo diagramma creato. Quindi molto intuitivo. Quindi viene richiamato un diagramma che abbia lo stesso nome del diagramma pari al nome dell'azione nel diagramma chiamante. Dentro seguo le stesse regole di prima. Quindi anche questo sarà un diagramma di attività, e che vuol dire che avrà un suo token che nasce e che muore, dove il significato di nascere e morire sono un pochino diversi. Per un diagramma figlio il token nasce nel momento in cui il token entra nell'attività complessa del diagramma padre. Quindi quando il token arriva qua, in realtà viene preso, teletrasportato qui e messo nel nodo di partenza.
poi il diagramma fa tutto ciò che deve fare, a un certo punto il token arriverà in fondo, quindi vuol dire si chiude questa attività interna e il token viene riportato col teletrasporto inverso al nodo di uscita della classe, dell'attività complessa del diagramma padre o madre. Okay? Questo vuol dire che dentro il diagramma possiamo fare tutti i casini che vogliamo col token, raddoppiare, duplicare, sopprimere, eccetera, ma da fuori semplicemente il token entra e dopo un po' esce. Se dentro l'ho moltiplicato per 10, l'ho diviso per 4, meglio, no? Lavo i panni sporchi dentro l'attività complessa. Quindi mi permette di avere ancora una visione ancora più strutturata del modo di lavorare. Allora, con le situazioni grafici cosa vuol dire? Beh, essenzialmente, cosa deve fare qua l'utente, ricordando cosa c'era scritto sul testo? Da un lato deve poter inserire un nuovo figlio quando è mancante, e dall'altro deve poter modificare i dati di un figlio quando esiste già, ma i dati errati. Oppure l'ha inserito lui ieri, ma ha fatto casino. Gli umani c'erano sempre questa caratteristica. Quindi in qualche modo inserisce i dati di un nuovo figlio, no, perché è un nuovo figlio, poverino, magari ha già 12 anni, semplicemente mancavano i dati, quindi sono i dati che sono nuovi, non è il figlio che è nuovo. I dati di un figlio, e l'altro invece corregge i dati di un figlio esistente. Esistente nel sistema. Ho dimenticato il soggetto, la famiglia, e poi vediamo come collegare. Il token qua non ho bisogno di scriverlo, perché non è un token indipendente di suo, un processo che posso attivare quando voglio. Il processo si attiva quando il token entra dentro l'attività complessa, quindi non è un token nuovo, diverso, ha lo stesso token del padre, del diagramma padre. Quindi non ho bisogno di specificarlo, sarebbe la stessa cosa di quello sopra. Dopodiché noi dobbiamo fare in modo che questa azione, queste due azioni, come le colleghiamo? Allora, sicuramente non con un for join. No, for join vorrebbe dire fai in parallelo queste due e poi dopo che le hai fatte aspetta di averle fatte entrambe. Ma io non è detto che le debba fare entrambe. Magari voglio fare una, magari voglio fare l'altra, magari voglio fare tutte e due, magari voglio fare 27 volte una, magari non con l'inserimento, ecco, ma magari modifica sì. Quindi devo poter ripetere a piacere una qualunque delle due azioni. Allora, adesso lo modelliamo in un modo, poi dopo lo faremo in modo più semplice. Vedremo come si può fare in modo più semplificato. Allora, fatto in modo tradizionale vuol dire che io ho un blocco di scelta un blocco di fusione vai via che mi permette di scegliere quale delle due cose fare. E poi ho un blocco che mi permette di, un blocco di scelta nuovamente, che mi permette di tornare sopra e, se mi serve, ripetere. E se invece non voglio più ripetere, di uscire. Quindi l'utente sceglie cosa vuole. Ah, ecco.
io non posso collegare così nuovamente, perché qua questo rombo di scelta deve andare a sinistra o a destra a seconda di cosa vuole fare l'utente. E come faccio a sapere cosa vuole fare l'utente? E devo farglielo dire. Ecco, un'informazione che nel momento in cui il token arriva qua, che ricordiamoci che è subito qua, subito dopo che lui ha detto i dati non sono corretti, allora cosa vuoi fare? Voglio inserire un nuovo figlio, voglio modificare il terzo figlio. Allora mi serve un'azione in cui l'utente descrive cosa vuole fare. Famiglia specifica l'azione, il tipo di correzione da fare. Sì, ho già sbagliato la freccia che torna su. E dopo che l'ho specificato, l'azione potrebbe essere correggi, l'azione potrebbe essere inserisci. Poverino, diamogli la possibilità. L'azione potrebbe essere, no niente, mi sono sbagliato, fa lo stesso. L'azione uguale a niente. Anche prima, per sbaglio, ho detto vuoi correggere, sono errati. Sono corretti? No. Allora cosa vuoi fare? No, 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 ma non è vero, non è corretto, andrà bene così. No, adesso ti obbligo a inserire un filo. No, ti do la possibilità di uscire. Dopodiché lui, se ha scelto correggi, gli faccio correggere i dati di un figlio. Cosa fa questa freccia qua? Io le frecce sapete che non abbiamo feeling. Corregge i dati, poi torna su, in realtà devo tornare su sopra, non sotto, quindi questa qui deve andare. Sentite il disegno. Dopo che ha finito, torna su. La famiglia specifica nuovamente il tipo di correzione, inserisci correggi oppure niente. Io avevo inizialmente messo questo rombo qua sotto, perché immaginavo che in questo rombo l'utente potesse dire ho ancora delle correzioni da fare oppure no, ma in realtà non mi serve. Perché basta che lui dica niente qua sopra. Quindi io posso togliere questo rombo qua e tornare su da qua. Questo qui, che sembra lontano, lo possiamo anche mettere qui. Dove è finito il nome? Non uguale a niente. Ah. Allora abbiamo una specie di ciclo while in cui all'inizio testo una condizione. Cosa vuol fare la famiglia? Niente, esco. Inserire, va bene, faccio inserire. Correggere, ok, faccio correggere. Dopo che ha eventualmente inserito oppure corretto i dati, ritorno a fare la domanda che cosa vuoi fare. E ci sono sempre queste tre azioni possibili. Dimmi. È un rombo di merge, di unione, unisce due flussi, il flusso che arriva da sopra, che avviene la prima volta quando viene creato il token,
Quindi la prima volta entra così e passa, le volte successive torna su da sotto, quindi arriva da qui e scende. Non è un blocco di scelta, perché vedi che ha una sola freccia che esce, ne ha più, in questo caso due che entrano. Quindi questo è un blocco di merge, così come quello sotto è un blocco di merge, che se volessimo essere più disordinati ancora potremmo anche mettere insieme in uno solo. Non è vietato mettere insieme, perché alla fine questo qui vorrebbe dire che queste due frecce le porto lassù direttamente, ma diventa poi meno, molto meno leggibile il diagramma. Perché un merge seguito da un altro merge, alla fine metto tutto insieme e poi alla fine l'effetto netto è che comunque proseguo di qua. Di qua. Ciclo while, se voi tornate indietro negli anni, facciamo diagrammi di flusso e parlavamo ciclo do while, ciclo while, è una sorta perché qui c'è un punto di uscita che è diverso dal punto d'ingresso, perché dobbiamo nel frattempo chiedere all'interazione con l'utente, quindi non è proprio un ciclo while puro. Dico voi pure avremmo dovuto dalla fine a niente arrivare qua sotto, poi tornare su e avere una freccia di uscita. Se il giro precedente ha detto niente, ma non è inutile complicarlo, non stiamo programmando, stiamo descrivendo. Allora, questo qua è un modo per descrivere questa azione. Stiamo immaginando che l'azione di inserire i dati di un figlio. Quali sono i dati di un figlio? Questi, nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale. Quindi è univoco, non è ambiguo ciò che stiamo scrivendo. Corregge i dati di un figlio anche, sta correggendo uno o più di questi dati. Noi stiamo dicendo che queste azioni sono sufficientemente semplici, chiare, che non abbiamo bisogno di andare a scomporle in correggi il nome, inserisci il cognome, eccetera. A un certo punto ci ferma nella modellazione, nella descrizione. Magari se la specifica che sto facendo è per un gruppo di sviluppo più consolidato, mi posso già anche fermare qui, magari spiegandolo a me, inserisci o correggi, non so. Il punto in cui mi fermo dipende, no, dal livello di dettaglio che voglio raggiungere. Immaginando però l'utente, questa soluzione è un po' forse scomoda, cioè mi fa fare un click in più di quello a cui siamo abituati. Mi ricorda tanto, voi non sapete cosa sono, le interfacce terminali degli anni 80-90, in cui prima dovevi scegliere una voce del menu, in cui dovevi scegliere inserisci nuovo, modifica esistente, e poi solo dopo che hai fatto, scelto la voce, allora ti presentava la maschera con cui inserirlo oppure la maschera con i dati di quello esistente da eventualmente modificare. Adesso siamo abituati a lavorare in modo diverso, nel senso che il sistema mi presenta già magari i dati del figlio, posso correggere direttamente, poi far salva, oppure faccio aggiungi, se ho un bottone, un più, qualcosa, che mi pulisce la maschera e me la prepara per un nuovo. E quindi il sistema oggi non mi chiede più prima che cosa voglio fare e poi me lo fa fare, ma mi presenta già una serie di alternative tutte pronte, tutte già pronte per essere eseguite, e quindi a priori il sistema non può sapere se farò questo o farò quell'altro. Qui questo diagramma è comodo per il sistema, perché lui prima sa dove portare il token e poi lo sposta lì e fa quell'azione. Però il sistema interattivo del giorno d'oggi invece in qualche modo porta il token in più punti contemporaneamente e poi sarà l'utente ad andare avanti di qua o andare avanti di là. Ma lo scopro dopo che l'ha fatto. Non lo seleziono prima che lo faccia.
e questo permette di evitare un passaggio. Evitare un passaggio vuol anche dire evitare quello che non abbiamo fatto qui. Ah, ho scritto inserisci, ma no, volevo correggere. No? Oppure ho scritto correggi, volevo inserirlo, devo permettere di tornare indietro. Se un passaggio in meno, lui vede visualmente che cosa sta facendo e sbaglia di meno lui, e io devo lavorare, io sistema informativo devo lavorare di meno a recuperare gli errori del mio utente. Tra un attimo, anche qua, impariamo come si fa questa altra cosa, quindi quest'altra implementazione alternativa è più snella dal punto di vista dell'utente, un pochino più pesante dal punto di vista della modellazione, ma ce ne facciamo una ragione. Ok? Quindi questo potrebbe bastare per quanto riguarda il primo processo. La famiglia si registra. Adesso, prima di andare avanti con gli altri processi, qui abbiamo già più o meno fatto amicizia con i costrutti almeno sequenziali di scelta, non abbiamo avuto bisogno finora della scelta parallela, cioè del fork. Prima di andare avanti con gli altri processi, magari vi racconto quali sono i costrutti del linguaggio che non abbiamo ancora visto, così abbiamo quel modo di usarli. No? E due dei quali ci serviranno a risolvere le cose che abbiamo lasciato in sospeso in questo diagramma, prima di andare avanti. Allora, una delle domande che ci siamo fatti, che vi ho detto, adesso non lo sappiamo ancora fare, ma prima di andare a casa lo impareremo, è come fare a permettere a processi diversi di comunicare tra di loro. L'esempio, noi avevamo la variante 2, se non sbaglio, che era fatta di due processi, la registrazione e la eventuale correzione dei dati anagrafici, la quale correzione adesso sappiamo che si può comporre internamente di più passaggi, ma non ci interessa più. E noi ci siamo detti, questo processo non deve andare avanti se prima l'altro non ha fatto il suo lavoro. Quindi devo avere un modo per far parlare due processi. Questo processo deve sapere che l'altro è arrivato alla fine e quindi lui può partire. Okay? In un processo solo non ho problemi perché ho le frecce che mi dicono cosa posso fare, quando ho più processi devo modellare una comunicazione tra processi stessi. Allora questo si fa attraverso un meccanismo di eventi e segnali e o segnali che sono dei messaggi che vengono scambiati tra i vari processi o tra l'ambiente esterno e i processi stessi. Quindi abbiamo due o tre costrutti, più tre che due, che ci permettono proprio di fare in modo che un segnale che un processo possa mandare un segnale a un secondo processo il quale lo può ricevere. Allora, questo è utile per definire un punto di sincronizzazione. Io ti mando un segnale quando sono arrivato lì, allora se tu, quando tu riceverai questo segnale, sai che sono arrivato lì, puoi procedere. Finché non ricevi il segnale, per favore stai fermo. Oppure dei segnali di tipo temporale. Quindi immaginiamo di avere a disposizione dei timer da cucina da impostare e dire beh, adesso però lasciamo una pausa di mezz'ora oppure fino a quando inserisco i dati, poi il sistema li elaborerà solamente a mezzanotte per li prepara per il giorno dopo, cose di questo genere. Quindi ci sono dei momenti in cui il sistema informativo sta fermo fin tanto che non arriva una certa ora, oppure va avanti fin tanto che non arriva la scadenza. Allora, una procedura va bene, funziona sempre, ma quando arriva la scadenza questa procedura si deve disabilitare, non deve più essere
attiva, e quindi sull'evento temporale arrivata alla scadenza deve attivarsi un processo oppure deve disattivarsi un processo. Vuol dire far andare avanti un token oppure discuterlo. Questi stessi segnali vengono usati sia, e qui ci incasiniamo un po', sia per far comunicare tra di loro diversi processi, diverse activity del nostro sistema, sia lo stesso costrutto per far comunicare le nostre activity con l'esterno del sistema stesso, cioè con altri sistemi informativi esterni. Che so, il mio sistema deve fare il pagamento, è chiaro che io non sono una banca, però posso collegarmi con il sistema informativo di una banca con cui ho fatto un accordo, se, conosco l'interfaccia, e quindi il mio sistema si collegherà con la banca. Oppure voglio sapere, che so, le previsioni del tempo per fare la pianificazione delle vacanze, e allora posso andare in automatico ad acquisire le informazioni da sistema esterno. In qualche modo l'abbiamo fatto nascosto qui, quando abbiamo detto che il mio sistema va a prelevare dall'anagrafe cittadina le informazioni sulla famiglia. Allora, il mio sistema dei vaccini non è l'anagrafe, ma abbiamo pensato che possa comunicare con l'anagrafe. Allora, in questo caso deve scambiare informazioni con un sistema esterno. Un dato che presenta in un sistema esterno non è comodo come avere un modello concettuale che ce l'ho io in casa mia, quindi lo posso leggere, scrivere e modificare quando voglio. Un dato che presenta in un sistema esterno deve essere chiesto e poi ricevuto. Ok? Allora, questi due segnali inviati e ricevuti possono avere una valenza doppia. Li possiamo usare per far comunicare tra di loro activity interna al nostro processo, oppure per far comunicare un activity con qualcosa di esterno. E quindi saranno dei casi d'uso diversi. Il funzionamento è lo stesso, ma li usiamo a scopi diversi. Ok. Vabbè. Allora, il più semplice è il timer. Il timer è rappresentato da questo simbolo che, con tanta fantasia oppure con tanto alcol, sembra una clessidra. Dovrebbe ricordare una clessidra. Due triangolini messi di punta. C'è un'attesa temporale. Allora, cosa fa questo blocco? Cattura il token e lo rilascia solamente allo scadere del tempo. Quindi io ho messo il cibo nel microonde, ho impostato il microonde a 900 watt e poi dico al microonde aspetta 5 minuti, dopodiché finisci, termina e quindi prendi il cibo. Adesso questo non è un processo di quelli che piacciono a noi, perché descrive cosa fa l'utente, non cosa fa il sistema, non cosa fa il microonde, no? Ma è tanto per fare un esempio semplice. Allora, immaginate che quando il token entra nella clessidra viene impostato un timer. Dopodiché vi dimenticate del token, il timer va avanti per conto suo, quando il timer arriverà a zero il token uscirà e proseguirà il suo viaggio, secondo le frecce che incontra, secondo me. Qual è l'unica regola di funzionamento di un timer, quello all'interno della cucina, vero? Che tu nel momento in cui lo imposti devi sapere che valore impostare. Ok? Quindi tu devi sapere quale sarà la durata dell'attesa nel momento in cui il token entra, al più tardi nel momento in cui il token entra. Dico al più tardi perché in questo caso ci sono 5 minuti. Quindi lo so già, è 5 minuti. Però potrebbe essere dipendente da quanto cibo ci ho messo, da quanto peso, eccetera. Lo posso calcolare sul momento, ma lo calcolo nel momento in cui il token arriva. Una volta che è arrivato, il tempo è fissato e non posso più farci nulla. Quindi la condizione temporale può essere una condizione costante, oppure un'espressione, una condizione variabile, che dipende dal modello concettuale, dipende dai dati che ho appena letto. Ci sta tutto. Purché sia calcolabile nel momento in cui il token arriva e poi non cambi più per quel token, per quell'ingresso lì. Quindi sono ancora più soldi.
Quindi in pratica ci posso mettere un'attesa relativa, 5 minuti, quindi vuol dire che sono 5 minuti da quando il token entra a quando il token esce. Oppure potrei mettere un riferimento temporale assoluto o assoluto ripetitivo, cioè il 1° gennaio. Ma quella pratica si sblocca il 1° gennaio. È ovvio che se il token arriva lì dentro il 18 di ottobre, starà nel momento in cui entra il 18 di ottobre, so calcolarti quanti giorni starà fermo. O fino alla mezzanotte. E so calcolarti nel momento in cui entra quante ore mancano alla mezzanotte. Ok? Quindi sono tutte espressioni temporali lecite. Oppure dirò un numero di giorni che dipende da quanti bambini sono, da quanti figli ci sono nella famiglia. Perché ipotizzo il tempo di elaborazione della pratica che dipende da quello. Allora, 2 giorni per ogni figlio. Quello è un dato che ho già, faccio la moltiplicazione e so che sono, su 3 figli sono 6 giorni, punto. Ciò che non posso fare è mettere un intervallo temporale, che adesso ci ragioniamo, ci accordiamo che non è temporale, che dipende da altri fattori. Cioè, se io li scrivessi, aspetta finché non si sono iscritte 100 famiglie. E come faccio a sapere quando si saranno iscritte 100 famiglie? Se giovedì prossimo alle 9.27 del mattino? Beh. Quella è un'informazione che non ho disponibile nel momento in cui il token entra. Perché dipende da cosa succederà nel futuro. Quindi non posso calcolare a quanto impostare il time. No. Se io avessi cucinassi la pasta e dicessi spegni il fuoco o no, butta la pasta quando l'acqua bolle, non è un'informazione temporale, è un'informazione che dipende dall'informazione che acquisisco più avanti, mentre il docking si è fermato. Se invece dico dopo che hai buttato la pasta, tra 10 minuti spegni il fuoco, scola la pasta, quella è un'informazione temporale. Un po' miope, perché se dopo 10 minuti la pasta per qualche motivo è cotta troppo poco, ormai me la mangio così. Perché ho deciso all'inizio un certo tempo finale. Allora, chiediamoci sempre questa domanda qua. L'intervallo di tempo per cui vogliamo che il token rimanga fermo è noto al momento in cui arrivo lì, arrivo nella clessidra, e quindi non può dipendere da null'altro di ciò che succederà da quel momento in avanti. Oppure se dipende da qualcos'altro, allora la clessidra non è il costrutto giusto da usare, perché diventa un'attesa che non è puramente temporale, ma dipende anche da contesto, da che cosa succede. Questo è il segnale più semplice. Immaginiamo, possiamo avere a disposizione un numero infinito di timer, ciascuno impostato secondo queste regole, che scattano, che viene impostato quando il tuo entra. Quello che avevo dimenticato di dire, che vale per tutti e tre questi costrutti, in particolare lo diciamo per questo, sono tutti costrutti di controllo del token. E quindi in tutti questi costrutti l'utente non c'è. Continua a valere la regola generale che l'utente lavora solo dentro le action, solo dentro le azioni. Qua non c'è l'utente. È tutto il sistema, è un meccanismo interno al sistema. Adesso qui è ovvio, ma nel caso dei segnali lo è un po' meno. Secondo tipo di costrutto per la gestione degli eventi è la ricezione, o è meglio dire l'accettazione di un segnale. È rappresentato da questo rettangolo con un angolo mangiato che ricorda un po' una freccia che entra. C'è qualcosa che entra nel rettangolo, qualcosa che entra nel sistema. Allora, come si comporta questo signore? Anche lui cattura il token. Quando il token arriva in ingresso a un segnale, a un blocco di ricezione segnale, il token viene fermato. Il sistema libererà il token solamente quando riceverà
parentesi, da qualcuno che glielo deve inviare, quando riceverà quel segnale, l'acqua bolle. Allora a questo punto token viene liberato e passa all'azione successiva. Quindi l'effetto netto è lo stesso del receiver, il token viene rallentato, messo in stato di ibernazione fin tanto che, prima fin tanto che non capita una condizione, non si verifica una condizione temporale, qua invece fin tanto che non si verifica la ricezione di un segnale che qualcun altro ha mandato. Qualcun altro può essere o un altro activity del mio sistema, oppure un altro sistema informativo esterno al mio. Le due entità che possono inviare segnali che da me sono ricevuti attraverso un blocco di ricezione segnale sono solamente altri activity del mio sistema o, diciamo, altri activity di altri sistemi che non sto a disegnare perché non sono miei. Di nuovo qua l'utente non c'è. Ecco, se io voglio mandare queste activity da parte di un altro sistema, da un altro processo, cosa userò? Userò il blocco, vabbè, qui c'è un'animazione carina ma non ci interessa, siamo superiori a queste cose. E se invece vogliamo fare un'azione duale, cioè inviare un segnale, usiamo quest'altro blocco di invio segnale, Signal Sending, che è anche lui un rettangolo con una sorta di freccia che esce. Ok? Quindi Signal Acceptance, la ricezione di segnale, è un rettangolo con un pezzo mangiato che indica la freccia che gli entra dentro, invece quello, il segnale uscito, che è uscente, no? Indica una parte di freccia che esce dal sistema. Che cos'è questo segnale? È un messaggio che porta questo contenuto. Quindi c'è l'invio di un'email, l'utente ha scritto qui, stiamo costruendo un sistema di messaggistica, l'utente scrive un messaggio, quando l'utente clicca sul bottone invia, allora il sistema, non l'utente. Quindi non c'è mai il soggetto, perché il soggetto è sempre il sistema. Il sistema manda il messaggio a un altro sistema. E poi l'utente può chiudere la finestra e tornare a casa, fare altre cose. Qui c'è scritto che io lascio all'utente chiudere la finestra solo dopo che io sistema ho mandato la mail e non prima, quindi devo impedirglielo prima. Quindi ci sarà il cosino che gira, aspetta un attimo che mandi la mail e dopo, quando sei fermato, ti do il bottone per poter chiudere la finestra, perché se nel frattempo ci sono dei problemi ci possiamo ancora correggere. Allora, se negli activity possiamo avere tanti segnali inviati, tanti segnali ricevuti, si accoppiano per nome. Cioè, se io qua ho email spedita, da qualche parte del mondo, nel mio sistema o in altri sistemi, dovrò avere una ricezione di segnale che si chiama email spedita. No? O viceversa, se avevo l'acqua che bolle, dovrò avere da qualche parte un timer connesso a internet che manda un segnale e l'acqua sta bollendo. Non è che ognuno riceve tutti i segnali. Noi non abbiamo un modello sofisticato di elaborazione di questi segnali, possiamo immaginare che un segnale con un certo nome possa essere ricevuto da qualunque processo che è in attesa di un segnale con quello stesso nome. Quindi i segnali in qualche modo sono mandati in broadcast a tutti. Non devo dire a priori a chi lo sto mandando. Io lo mando questa informazione. Se qualcuno interessa se la prende. Okay? Oppure viceversa, io sono in attesa di informazione, spero che qualcuno me la mandi. È molto libera questa cosa. E allora si possono fare cose strane. Questo è un sistema di prenotazione. È complicato perché c'è tutto qua dentro, no? Dice, immaginiamo che l'utente voglia comprare un biglietto per un concerto, per una partita, quello che volete voi, sul nostro sito che offre questo servizio. Ok, io offro il servizio di vendita, ma io non ho i biglietti. Non sono l'ente,
no? Gestisco le prenotazioni, ma poi qualcun altro dovrà emettere il biglietto vero e proprio. Darmi almeno la conferma che questa prenotazione sia stata accettata. Allora, come funziona questo? Dice, l'utente chiede di prenotare un biglietto, il sistema informativo invia la richiesta di prenotazione a chi? All'altro sistema informativo che invece i biglietti li avrà davvero, che gestirà veramente il posto ed emetterà veramente i biglietti. E poi il sistema informativo si mette in attesa di una ricezione, di un messaggio di ricezione di conferma a prenotazione. Quindi io mando la prenotazione e lui mi dirà conferma. Se la prenotazione è confermata, allora l'utente potrà poi comprare il biglietto vero e proprio. Cioè, sono prenotato e poi prima o poi dovrò pagare per prendere il biglietto. Quindi questo è questo percorso a sinistra. Io prima di permettere all'utente di comprare il biglietto, e quindi pagare, gestire la transazione economica e tutto quanto, devo essere sicuro che il posto ci sia. E quindi ho bloccato una prenotazione da un sistema esterno, quindi questo messaggio andrà a un sistema esterno, il quale farà i suoi conti e poi mi dirà sì, la prenotazione è confermata. E quindi con questa informazione, la prenotazione confermata, magari dentro ci sarà anche un codicillo dentro questo messaggio che arriva, un codice di conferma, posso permettere all'utente di completare la transazione. A meno che qualcosa vada storto. Allora, qui ho messo in parallelo all'attesa per l'eccezione di un messaggio un timer. Dico, io ti mando la prenotazione. Nel momento che ti mando la prenotazione, giro il timer a 48 ore. In queste 48 ore devono capitare due cose. Allora, il token era uscito da qui, è stato sdoppiato, quindi abbiamo uno a destra e uno a sinistra. Questo a destra viene immediatamente bloccato, catturato e bloccato per 48 ore. Quello a sinistra anche lui viene catturato e rimane in attesa del messaggio. Allora vediamo chi vince prima. Se per caso arriva la conferma e l'utente compra il biglietto, il token di sinistra esce e guardate che non c'è un join qua sotto. Non l'ho dimenticato. Arriva alla fine del processo. La fine del processo chiude tutto il processo e quindi anche quella copia del token che era qua in attesa a destra muore anche lei. Processo scomparso, fine. E quindi era un token messo qui, ma non ha mai fatto nulla, non è andato avanti. Ma se invece il sistema remoto è lento a rispondere, o lui ha risposto ma poi l'utente non ha comprato, ecco, se passano le 48 ore prima che queste due azioni vengano compiute completamente, allora la clessidra rilascia il token e il sistema annullerà la prenotazione. E arrivando alla fine del processo ucciderà il token dovunque esso sia rimasto, prima della ricezione conferma o prima dell'acquisto del ticket. Uccide il token dall'altra parte. Quando arriva alla fine del processo, il token e tutti i suoi cloni vengono rimossi. Quindi questo costrutto qua faccio un'azione principale, ma in parallelo metto una clessidra che mi distrugge tutto. È una sorta di time out, un tempo massimo. Un tempo massimo, questo qua è un tempo, potrebbero esserci altre azioni, ma è più facile pensarlo col tempo. Un tempo massimo entro cui certe azioni devono essere fatte. Arrivato quel tempo massimo, chiudo il processo. Quindi il processo vero va avanti col token di sinistra, diciamo. Il timeout viene gestito dal token di destra. Quindi sul processo sinistra può fare mille cose, ma a un certo punto puff, viene distrutto perché da destra è scattato il timeout. Quindi è un costrutto che è per nulla strutturato questo, perché non c'è un bilanciamento o qualche join, ma serve per modellare una posizione di questo genere.
Quindi qui abbiamo questo sistema che comunica con un sistema esterno di cui non sappiamo nulla, nel senso che nel sistema esterno immaginiamo che ci sia da qualche parte una ricezione segnale che si chiama send reservation, poi farà le sue elaborazioni, conta i posti che ci sono, mette i prezzi, tutto quello che volete, e quando ha fatto manderà indietro un segnale che si chiama, quindi ci sarà un invio segnale nel sistema remoto che invierà un segnale che si chiama conferma di approvazione. Quindi stiamo parlando con un processo di un sistema informativo che non è nostro, e quindi è normale che nei nostri diagrammi non ci sia la controparte di questi due segnali. E poi abbiamo usato in modo un po' atipico questo fork, per cominciare a mettere un po' di comportamenti temporalmente significativi, che non sia puramente la sequenza, dentro il nostro sistema. E questo è un modo classico di fare tempo. Allora, aggiungo solo questo, poi dopo i segnali del nostro esempio li mettiamo dopo la pausa. Questi segnali li possiamo intendere in due modi. Un modo è, sono semplicemente un'informazione, è avvenuta una certa cosa, l'acqua bolle, la prenotazione è confermata. C'è un'informazione, diciamo, booleana, vero o falso? Sì, no. Adesso sì, non è neppure booleana, perché non può essere vero o falso. È vero adesso oppure non è arrivato niente. Quindi è un'informazione temporale pura. In questo istante di tempo è arrivato questo segnale, appunto. Oppure, molto più probabilmente, il segnale trasporta informazioni. Quando abbiamo il segnale manda la mail, non è che basta dire c'è una mail, sì, ma per chi? Cosa c'è scritto dentro? C'è bisogno di informazione, tipo un oggetto mail, che viene trasportato. Allora, è possibile appendere dei segnali, degli oggetti. Dove è andato? Che sono rappresentati attraverso una... prendiamo questo, si capisce meglio. Che sono rappresentati attraverso una... una costruzione di tipo oggetto che va a, di solito per noi, ripescare una classe del modello concettuale. Allora, questo si può fare anche in caso, ad esempio, di una connessione di tipo sequenziale. Dice, guarda che da questa azione a quest'altra azione, oltre al fatto che c'è una sincronizzazione, cioè questa azione seconda può partire solamente quando la prima è finita, ma in più ti spiego, ti specifico anche meglio qual è l'informazione che l'output della prima azione manda in input alla seconda azione. Noi questo non lo facciamo quasi mai, perché lasciamo implicito il fatto che sia l'azione di sopra che quella di sotto hanno accesso al modello concettuale e quindi possono leggere e scrivere tutto ciò che gli interessa, tutto ciò che gli serve in qualche momento. Però se servisse evidenziare che questo dato è prodotto da questo e viene utilizzato da quell'altro sotto, lo possiamo fare in questo modo. Qui mettiamo il nome del dato, a due punti il nome della classe, del modello concettuale. Più interessante è quando questo capita in un invio di segnale, un signal sending in cui aggiungo un oggetto inviato, così è più chiaro qual è l'informazione che viene scambiata tra questi due processi. Che cosa che faremo nel nostro esempio, perché noi dovremo dire qual è la famiglia che adesso si è registrata e che quindi può passare alla correzione. Allora, questi sono essenzialmente tutti i costrutti. Ce n'è un altro che qua è solamente disegnato, che è semplicemente un rimando, cioè per non fare frecce complicate che faccio un giro del foglio, posso fare un rimando dal punto A al punto A, dal punto 1 al punto 1, ma non vale, è semplicemente un artificio grafico per dire questa freccia qua continua fino là, ma se il disegno è complesso lo rimando con un simbolo. Questi sono tutti, diciamo, i blocchi che ci servono, quindi azioni,
segnale inviato, segnale ricevuto, attesa temporale, sono i blocchi in cui avviene qualche cosa, le azioni sono le uniche in cui avviene qualche cosa con l'utente. Strutture di controllo sono la sequenza, il fork, il join, il choice, il merge. Il nodo di partenza, il nodo finale. Ci manca solo più una sfumatura del nodo finale e questi sono i costrutti di base. Poi questi si combinano in modi a volte nuovi, a volte un po' ricorrenti. Quindi quello che vedremo poi sono dei pattern, cioè degli schemi più o meno ricorrenti da utilizzare perché li ritroviamo più spesso. Quindi non sono costrutti nuovi, ma sono modi ricorrenti di usare i costrutti che già abbiamo. Come ad esempio il timeout è uno di quelli che abbiamo già visto, è quello che abbiamo appena visto. Usiamo i componenti che abbiamo, la prima volta ci dobbiamo pensare un attimo per dire che cosa sta succedendo qua, ma le volte successive è chiaro che quando vedo un fork con una clessidra, quello è un timeout. Ok, proviamo poi a applicare i segnali che ci mancano al nostro esempio, ma dopo il solito quarto d'ora generoso di intervallo.